Quinto punto all'ordine del giorno, nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2015-2018. Allora, diciamo, per norma noi dobbiamo avere il revisore dei conti, essendo sotto i 10-9 mila abitanti ne dobbiamo avere uno, cioè il revisore dei conti è uno unico. Il nostro revisore dei conti è arrivato a fine mandato e la legge ora prevede che il revisore dei conti venga sorteggiato da un albo che la prefettura redige. Non so, Cinzia, dopo se vuoi aggiungere. Di fatto per noi è stato sorteggiato, diciamo, la prefettura sorteggia una terna, un numero 1, numero 2, numero 3, e noi partendo dal primo li chiamiamo. Il primo ha rinunciato, si chiama Costantino Davide, Repetto, e ha rinunciato. Al secondo posto era stata sorteggiata Opizzi Angela, che è di Parma, Piacenza, scusate, Piacenza, e lei ha accettato. Quindi il nostro nuovo revisore dei conti, cos'è, dal 6, 7 maggio, dal 6 maggio è la signora Opizzi Angela, che avremo modo di conoscere. Avete visto, il compenso è quello stabilito dal DM del 20 maggio 2005, di 6.000 euro, incluso tutto, vero Cinzia? Incluso anche trasferimenti, insomma, 6.000 euro oltre IVA e contributi previdenziali dovuti per legge. Quindi in totale diventano 7.612,8 euro. Diciamo, l'incarico sarà valido fino al 2018 per 3 anni. Non so, Cinzia, se vuoi aggiungere qualcosa. Cioè, dietro c'è stato tutto un Sì, lavoro volevo soltanto aggiungere dell'ufficio che della ai sensi ragioneria. della nuova normativa l'elenco dei revisori è un elenco regionale, quindi i revisori sono iscritti ad un albo nazionale e dall'albo nazionale vengono raggruppati a livello regionale, quindi la prefettura praticamente estrae da questo elenco che è composto di 980 nominativi che sono tutti della regione Emilia-Romagna. Quindi, direi basta, solo questo. Quindi ovviamente i nuovi revisori vengono, insomma, spesso vengono sorteggiate, penso, a persone un po' lontane, e quindi è poi facile anche che rinuncino. Oppure che dicano: io vengo se però mi rimborsate i viaggi, eccetera. Prego, Piero Paggi. Chiedevo quanti interventi deve fare, quanti compiti ha in un anno il revisore. Cinzia Bovina. Curiosità. Allora, ogni 3 mesi c'è la revisione di cassa, quindi sono 4 revisioni di cassa. Poi bilancio di previsione, rendiconto, il patto di stabilità, rispetto del patto di stabilità, le certificazioni al bilancio da inviare al Ministero dell'Interno, le certificazioni al rendiconto da inviare al Ministero dell'Interno e diciamo che poi ecco le linee guida da inviare alla Corte dei Conti, sia per il bilancio di previsione che per il rendiconto. Solitamente la verifica di cassa e il bilancio di previsione e rendiconto viene il revisore, almeno finora fisicamente viene. Per tutto il resto c'è l'online, quindi mandiamo tutte le diverse documentazioni, poi ci si sente per telefono e poi dopo c'è la firma digitale e si invia ai diversi ministeri, Corte dei Conti e quant'altro, insomma, e il MEF, ecco. Poi il revisore, sì, ecco, poi ci sono tutte le variazioni, come voi avete visto, con tutti i diversi pareri, che anche questi qui solitamente avvengono attraverso la mail, ecco, a meno che non ci siano delle situazioni particolari, che allora la giunta può ne chiamare il revisore e poi si fa un incontro, ecco. Però ci devono essere delle situazioni come abbiamo avuto nel 2013, cioè quando i bilanci furono approvati il 30 di novembre, quindi il fondo di solidarietà non sapevamo neanche come
insomma, individuarlo, ecco, perché era molto aleatorio proprio. Io mi chiedo sempre se c'è qualcuno che la legge tutta quella roba lì che mandiamo sempre via. Bene, chiedo se ci sono altri interventi, altrimenti pongo in votazione il punto numero 5, nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2015-2018. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi si astiene? 3. E votiamo per l'immediata esecutività perché deve cominciare il 6 maggio, sia per quello. Chi è favorevole alzi la mano. 8. Chi si astiene? 9, 10, 11. Ok, unanime. Sì, sì, beh, tutte cose che scadono a breve stasera. No, quando c'è motivo, certo.